Intanto ragazzi, ciao, benvenuti a tutti. C'è già Mattias Ciao. collegato con noi, l'avete già visto, l'avete già salutato. Allora, adesso ragazzi, partiamo con le vostre domande. Mi raccomando, teniamo tutti i microfoni spenti perché sennò rimbomba tutto fino al momento in cui non vi arriva il momento di fare la vostra domanda. Per esempio, adesso tocca a Jacopo che può attivare l'audio. Bravissimo. Vai, Jacopo. Allora, la prima domanda è: come ti trovi al Bologna? Mi trovo molto bene a Bologna, perché adesso ho stato qua 4 anni già e mi sento come a casa qua in Bologna. Bene, ok. Poi, con chi ti trovi meglio? In squadra, compagni? Sì. Sì. Adesso ce l'ho tanti, però sto parlando di più con Gerdy, Scouten, Ok. e poi Aaron, Piquet. Ok. Poi, cosa manca al Bologna per fare un salto di qualità? È difficile dire, però penso che dobbiamo vincere le partite dove abbiamo più tiri in porta contro gli avversari, quindi dobbiamo stare più attenti davanti alla porta e fare più gol. Ok, ora passiamo a un altro giornalista in erba e parliamo con Marco. Marco, se ci sei, puoi. Ok, sì. Vai. Innanzitutto, ciao Mattias. Ciao, ciao. Ho due domande. La prima è: hai sempre giocato come centrale? Ti piacerebbe anche cambiare ruolo oppure vorresti rimanere centrale? Non ho sempre giocato centrale. Quando ero più giovane ho giocato anche alla sinistra, però gli ultimi anni ho giocato sempre centrale e mi piace giocare centrale, mi trovo bene lì. Per adesso non voglio cambiare posizione. Va bene. La seconda domanda è: da piccolo, quale squadra tifavi? Qual era la tua squadra del cuore? Quando ero piccolo, perché sono svedese, sono di Malmo, non lo so Al se Malmo. conoscete. Però Malmo è stata la mia squadra. Grazie. Grazie, ciao, buona serata. Vai Filippo, con le super cuffie anche tu. Intanto, ciao Mattias. Ciao, ciao. Allora, la prima domanda è: sei svedese come Ibrahimovic? Sì. E ti volevo chiedere se da piccolo lui era un po' il tuo idolo e ti sei ispirato a lui per appunto cominciare a giocare a calcio. Sì. Lui è sempre stato il mio idolo, perché come ti ha detto, che anche lui è svedese, anche lui ha giocato inizio carriera in Malmo, quindi lui è sempre stato il migliore, che è stato il mio idolo. Non pensavo che potevo giocare con lui, però adesso ho giocato con lui in nazionale e per me è un sogno. Ok, e la seconda domanda è: che cosa rappresenta per te il 32? Che è appunto il numero. Per me 32 è stato il mio primo numero. Quando ero, non lo so, 5-6 anni, ho iniziato a giocare calcio. Avevo 32 e poi anche in Malmo potevo scegliere un numero tra 30 e 40, ho scelto 32 e da poi ho avuto 32. Bene, allora adesso è il momento di Samuel. Ciao, ciao Matti, io ho due Ciao, Sam. domande. La prima è: perché hai scelto di fare il centrocampista? Penso che ho sempre voluto giocare lì in mezzo, perché lì c'è tanti palloni, puoi fare tutto, puoi attaccare, puoi difendere, quindi per me è un ruolo dove devi stare attento, perché devi avere tante qualità non solo avanti, ma anche indietro. Ah, ok. La seconda è: come pensi che finirà la partita di ritorno contro l'Inter e pensi di essere titolare? Bella domanda. Penso che
penso sempre che vinciamo le partite. Non sempre vinciamo, però penso sempre prima le partite che vinciamo. E spero che sarò titolare, però non lo sai mai, però penso di sì. Ok, grazie. Ciao, grazie. Grazie Samuel. Allora, tocca ad Antonio. È già vestito per scendere in campo, Antonio. Allora, ciao Mattias. Ciao. Qual è stata la prima squadra in cui hai giocato? La prima squadra si chiama Bunkeflo IF, è una piccola squadra locale di Malmo. Ho iniziato a giocare lì quando ero 4 anni, penso. Ti trovi bene con i compagni del mister? Sì, sì, molto bene. Ce l'ho tanti amici nella squadra. Il mister mi fa molto piacere. Lui mi dà tanto fiducia e coraggio, quindi mi trovo bene. Ok, grazie. Sempre a Bologna. Forza, ciao ciao. Tocca a Matteo. Okay, ciao. Ciao, ciao, ciao. Anch'io ho 2 domande. La prima è: perché hai cominciato a giocare a calcio? Perché penso che quasi tutti i bambini iniziano quando erano piccoli. E per me, dal primo giorno che ho iniziato a giocare a calcio, sono sempre stato in amore con il calcio. E penso che era i miei parenti che mi ha portato a giocare calcio la prima volta, perché ero molto, molto giovane. Ok, la seconda è, oltre al calcio, che altro sport ti piace praticare? Mi piace, non è molto famoso qua in Italia, però in Svezia è molto famoso, è hockey su ghiaccio, e anche hockey su ghiaccio ho giocato tanto quando ero piccolo. Ok, grazie. Grazie a te. Ciao Mattia, volevo dire se più... più bravo tu o la tua fidanzata? Oh, ecco, penso adesso lei sta al mio fianco, quindi non lo so cosa devo dire. No, penso che io sono più forte, perché lei non capisce italiano, quindi posso dire così. Ah. Ok, Ginevra, sei contenta di questa risposta? Vai. Quale piatto bolognese ti piace mangiare? C'è tanti, mi piace mangiare i tortellini in brodo, mi piace tanto. Anche il ragù, molto buono, quindi c'è tanto. Però loro due mi sono preferito tanto. Sei un vero intenditore. Bene. Allora, grazie a Ginevra. E salutaci anche tua sorella, Elettra. Dopo se torna, la salutiamo tutti insieme. Allora, Daniele c'è? Sì, lo vedo. Vai, Daniele, è il tuo momento. Allora, anch'io sono un centrocampista centrale. E... poi sabato gioco una partita, quindi magari visto che anche te sei un centrocampista, mi puoi dare qualche consiglio? Il mio consiglio sarà che, come hai detto, sei un centrocampista e come ho detto prima, devi avere focus avanti e anche indietro. Il mio consiglio sarà che tu vuoi avere la palla, ma anche che vuoi difendere. Non solo giocare con la palla, perché è importante fare gol, però è anche importante che non subire gol. Quindi questo sarà il mio consiglio, che devi fare tutti e due parti del gioco. Ok. La seconda è, qual è il tuo calciatore italiano preferito? Italiano? Verratti, Marco Verratti. Perché anche lui è un centrocampista,
lui è più vecchio di me e ho visto lui giocare per tanti anni, anche quando non stavo giocando in Bologna, ho sempre guardato lui giocare e mi piace come gioca, molto, molto aggressivo e molto forte con la palla. Grazie. Grazie a te. Grazie, salutiamo Daniele e diamo il benvenuto ad Alice. Ciao Alice. Ciao. Ciao. Allora, io ho due domande. La prima, sì. Come ti senti quando gridano il tuo nome? Mi sento molto forte perché è molto bello. Ti dà molto forza. Invece la seconda è: hai un gesto, un oggetto porta fortuna? Sì, ce l'ho un braccialetto che mi ha dato la mia ragazza e questo ce l'ho sempre quando c'è la partita. Ok, grazie. Grazie a te. Grazie Alice, che tra l'altro ti chiami proprio come la fidanzata di Mattia. Allora, prima domanda. Come ti sei sentito quando hai vinto lo scudetto con il Malmo, segnando anche un gol nella partita decisiva? Sì. Mi sentivo bellissimo, perché non è sempre che vinci lo scudetto. Come hai detto, ho fatto anche un gol nell'ultima partita. Era molto emozionato. È molto bello, molto molto bello. Prossima domanda. Tu e Alice parlate sempre solo di calcio? No, non sempre. Però spesso dopo le partite o dopo gli allenamenti tipo parliamo un po', però non tanto, perché se parliamo troppo sono un po' stanco nella testa solo parlare di calcio. Però è anche bello che puoi parlare di calcio con la fidanzata. Bene, ma le dici anche quando gioca male e si offende quando glielo dici? Sempre, mi dice solo quando gioco male, non bene. Bene, grazie. Grazie Mattias. Grazie. Grazie Jack. Quelle di Giacomo erano le ultime domande, quindi io non so se qualcun altro gli è venuto in mente qualcosa al volo. Facciamo fare una domanda ad Antonio che ha il microfono già aperto, dopo ti salutiamo, vai. Ma è vero che la tua fidanzata gioca a calcio? Sì, quando adesso non sta giocando, però l'anno scorso e anche quando abitava in Svezia, ha giocato sempre calcio e lei è molto forte anche lei. Grazie. Grazie a te. Bene. Anche Giovanni ha un'altra domanda. Allora, vai, Giovanni. Allora, cosa ti piace di Bologna? C'è tante cose. Mi piace andare in centro perché è molto bello. Mi piace il tempo perché qua c'è più sole rispetto di Svezia. È molto più... Non è come Svezia, non è freddo. Quindi c'è tante cose. Grazie. Grazie a te. Matteo, che forse vuole fare una domanda. Vai, Matteo. Sì. Allora, e Ginevra. Siccome la tua ragazza e anche mia sorella giocano a calcio, tu cosa ne pensi del calcio, del calcio femminile? Penso che, come posso dire, sono sulla strada giusta, perché tipo 7 anni fa nessuno parlava di calcio femminile, però adesso c'è più rispetto per le donne che gioca e penso anche come le club più grandi tipo Milan, Inter, anche loro adesso fanno le squadre per femminile e penso che questa è la giusta strada perché anche loro sono forti di giocare calcio. È anche bello di vedere loro giocare, quindi
penso che è molto importante che siamo giusti con le ragazze che giocano, perché anche loro possono farlo. Ok, grazie. Grazie. Bene ragazzi, allora direi che la nostra intervista con Mattias si chiude qua, e quindi noi lo ringraziamo, lo salutiamo, e io vorrei fargli anche i complimenti perché parla molto bene l'italiano. Grazie mille, sto provando. Sei veramente... Ogni tanto mi sbaglio, però è come calcio, devi sbagliare per crescere, quindi è solo così che imparo. Complimenti. Grazie. Va bene, ragazzi, allora è stato un bellissimo appuntamento, speriamo di farne presto un altro, e intanto aspettiamo tutti allo stadio, soprattutto Zach, che ci ha detto che è già pronto, vedi, ci ha la maglia, lui adesso si prepara e va dal bene. Va bene, grazie ancora a tutti. Ciao a tutti. Grazie mille a tutti. Ciao. Saluta la squadra. Sì. Tutti. A chi devo dire? A tutti o qualcuno? A tutti. Ok, va bene. Ciao. Ciao. Ciao.